Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato alle scoperte food della primavera. Sapete che ormai per ogni stagione faccio questo video. Praticamente io assaggio delle cose nuove, magari sono dei prodotti che esistono sul mercato da un sacco di tempo, quindi non sono prodotti nuovi in commercio, però sono nuovi per me, perché io magari per un motivo o per un altro non avevo mai assaggiato queste cose. Mi sono ritrovata casualmente oppure non casualmente ad assaggiarli e adesso voglio condividere con voi qual è la mia opinione. Però direi di fermarsi con tutte queste premesse, altrimenti poi il video viene troppo lungo. Cominciamo subito con qualcosa di goloso, che è un prodotto che ho trovato nella Degusta Box Selection, quella scatola un po' speciale che mi arriva tutti i mesi, ma questa era ancora più speciale perché era un'edizione gourmet, quindi c'erano prodotti un po' particolari. Vi lascio magari il video da qualche parte. Mi riferisco comunque a questi biscotti, in realtà pasticcini, della marca Grondona, con cacao e cioccolato fondente. Mi sono piaciuti tantissimo. Sono dei biscotti abbastanza grossi, a forma di cuore, e devo dire che li ho apprezzati. L'unica pecca è che all'interno ce ne sono veramente pochi, perché ce n'erano solo 4. Magari se ce ne mettessero un po' di più, forse sarebbe ancora più apprezzato. Però devo ammettere che sono veramente buonissimi e io questi non li avevo proprio mai visti, quindi è stata una novità assoluta per me. Non ho specificato all'inizio del video che ho messo tutto dentro a questo sacchetto e nemmeno io mi ricordo per filo e per segno quello che c'è, quindi pescherò a caso, non ci sarà un ordine sensato, passeremo dal dolce al salato. Adesso però c'è di nuovo qualcosa di dolce, sono queste brioche che avevo comprato da Natura Sì. Queste sono con farina integrale macinata a pietra e sono delle brioche vuote. Le ho apprezzate tantissimo a colazione, però non le ho mangiate vuote. Io in realtà ci ho messo la marmellata, quindi le ho tagliate a metà, ci ho messo la marmellata in mezzo e le mangiavo a colazione. Sono buone, sono molto integrali, quindi sentite proprio tanto l'integrale, però io le ho apprezzate perché comunque erano molto leggere e per una colazione accompagnate con il cappuccino comunque erano perfette. E le ho prese in questo modo perché la mia intenzione era proprio di metterci la marmellata, quindi se avete intenzione magari di aggiungere voi la marmellata, io queste vi consiglio di provarle. Un'altra novità assoluta per me sono stati questi biscotti della Oro Saiva con farina integrale ai 5 cereali. In particolare abbiamo frumento, riso, orzo, avena e segale. Si sente proprio l'integrale con i 5 cereali, non so come spiegarlo, però davvero ho apprezzato questo sapore un po' particolare. Vi consiglio comunque di assaggiarli, sono molto diversi da quelli classici, secondo la mia opinione ovviamente, e devo dire che probabilmente li ricomprerò. Un altro prodotto che mi è piaciuto ma solo in parte sono questi grissini allo zafferano. Questi li ho trovati nella Degusta Box Selection di cui vi parlavo prima. Sono buoni, per carità, perché comunque è un prodotto buono, però il gusto dello zafferano si sente tantissimo, forse troppo. E io sui grissini non riesco tanto ad associarlo, quindi magari è più un limite mio, perché poi il prodotto in sé era buono, però io lo zafferano lo associo più volentieri alla pasta, al risotto, piuttosto a un pollo, a una pietanza. Però sul grissino, non so, non sono riuscita a capire fino in fondo quanto mi siano piaciuti e quanto magari non mi siano piaciuti più di tanto. Li ho mangiati, comunque come vedete il pacco è vuoto, quindi assolutamente li abbiamo mangiati, li abbiamo anche abbastanza apprezzati, però devo ancora un po' fare l'abitudine forse con questa associazione grissini e zafferano. Provateli, se siete curiosi provateli, perché è l'unico modo che avete per sapere se vi piacciono oppure no. Un prodotto che invece ho apprezzato senza riserve sono questi mini snack al rosmarino e timo. Sono praticamente dei mini cracker quadrati, piccolissimi, saranno grandi praticamente quanto l'unghia di un pollice, quindi sono veramente minuscoli, vanno bene magari per l'aperitivo, giusto come snack così, prima di cenare, prima di pranzare, però devo dire che mi sono veramente piaciuti tantissimo. Avevano questo gusto di rosmarino e timo che non era troppo forte, ma che si sentiva, quindi mi sono piaciuti. Questi credo che li ricomprerò. Un prodotto che non conoscevo assolutamente e che ho conosciuto grazie alla Degusta Box è questo concentrato di verdure per soffritto.
soffritto, praticamente è un tubetto e all'interno ci sono le verdure per soffritto, sedano, carote, cipolle e l'ho apprezzato tantissimo perché andava ad insaporire le mie verdure o comunque le mie preparazioni culinarie, dando veramente tanto sapore ed essendo comodissimo da utilizzare perché trovandosi in tubetto già concentrato non dovevo mettermi a sbucciare cipolla, pulire le carote, il sedano, tritarle, insomma è una cosa che va bene se avete un po' di fretta e non volete magari perdere troppo tempo nella preparazione delle verdure che poi vi servono per il soffritto. Quindi è un ottimo compromesso qualità-tempo, diciamo così, mi è piaciuto. Devo dire che questo, dovessi ritrovarlo, lo ricomprerei, però io nei supermercati non l'ho ancora visto. Un altro prodotto che ho apprezzato tantissimo, anzi che abbiamo apprezzato perché è piaciuto anche al mio compagno, sono questi soffietti di mais. Questi erano dell'edizione Frozen, poi non so quale sia l'edizione classica perché io non li avevo mai visti, quindi non vi so dire qual è la confezione originale senza edizioni particolari, diciamo. Però sono dei soffietti al mais leggerissimi, sono abbastanza corti, saranno più o meno della dimensione di un mignolo, quindi sono così e sono vuoti all'interno, quindi è come se fossero dei grissini però vuoti all'interno, leggeri, gustosi, davvero li ho apprezzati tanto. Questi, dovessi ritrovarli, li ricomprerei assolutamente. E la marca, qualora vi interessasse cercarli, assaggiarli, è Vita Vigor, una marca che sinceramente io non conoscevo. Un altro prodotto che conoscevo da tempo, però non avevo mai preso questa marca, è la piadina romagnola della marca Primia. Io di solito prendevo quella del Mulino Bianco oppure di altre marche. Quella della Primia non l'avevo mai provata e devo dire che mi è piaciuta. È molto leggera, poi io l'ho fatta un pochino tostare sulla padella perché io la piadina romagnola non la faccio nel modo classico, quindi alla romagnola, ma la utilizzo come sostituto del pane, quindi magari la scaldo in padella. E devo dire che la sua croccantezza mi ha dato soddisfazione, quindi è sicuramente una marca che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e che ricomprerò. Poi ho voluto provare una cosa golosa, la cioccolata al latte con mandorle intere. Questa io l'avevo assaggiata in altre versioni, quindi marca discount, perché la trovavo spesso da Lidl, però non avevo mai visto quella della Novi. Non so se sia una novità o se magari sono io che me la sono persa. Però l'ho voluta assaggiare, devo dire che mi è piaciuta, però essendo cioccolato al latte finissimo, l'ho trovata un pochino troppo dolce, quindi diciamo che la cioccolata alle mandorle mi piace, ma la preferisco nella versione fondente. Però se a voi piace la cioccolata al latte, sicuramente la apprezzerete. Restiamo in tema cioccolato, vi faccio vedere questo che è della marca Ecor 72% fondente. Questa l'ho apprezzata molto, invece aveva quella amaro che piace a me, tipico del cioccolato fondente, oltre una certa percentuale, e sicuramente è un tipo di cioccolato che andrò a ricomprare. Poi c'è un prodotto che io devo mostrarvi, che esiste veramente da secoli, è famosissimo, però io, che ci crediate o no, non lo avevo mai assaggiato e sto parlando di Kinder Paradiso. Io non avevo mai assaggiato Kinder Paradiso, lo vedevo sugli scaffali, lo vedevo in pubblicità, mi attraeva in qualche modo, però poi non mi decidevo mai a comprarlo. Invece questa volta, siccome ho fatto un bel po' di spese online, l'ho aggiunto al carrello senza pensarci troppo e finalmente l'ho assaggiato. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo, è molto leggero, molto gustoso e quindi sicuramente poi nel tempo lo ricomprerò. Un prodotto che mi è piaciuto molto e che da tempo volevo assaggiare sono questi biscottoni della Grondona al cacao, quindi ritorniamo sulla marca Grondona. Vi ricordate che all'inizio del video vi ho fatto vedere i cuori mori della marca Grondona? Questi sono molto simili, nel senso che l'impasto è molto simile, sono comunque biscotti al cacao, sono friabili allo stesso modo e mi sono piaciuti tantissimo. Vi consiglio comunque di provarli anche perché in questo caso c'è un certo formato convenienza, diciamo così, perché dentro ce ne sono molto di più. Sono molto grossi, quindi direi che per quanto mi riguarda ne bastava uno, perché davvero sono abbastanza grossi come biscotti, ma ve li consiglio assolutamente perché sono ottimi. Poi un prodotto che ho apprezzato molto e che non c'entra niente con i dolci, ma all'inizio vi avevo avvisato che saremmo passati dal dolce al salato, così senza un
ovvero perché, è questo tonno. Questi sono filetti di tonno, questo è della marca Campeador e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Il tonno al naturale, perché io mangio solo tonno al naturale e l'ho apprezzato soprattutto perché è in filetti e a me piace moltissimo il tonno a filetti, lo preferisco al classico tonno in scatola, anche se poi magari mangio anche quello. Però questo mi è piaciuto anche perché l'ho trovato molto leggero, nonostante fosse nutriente, era più leggero di altri tipi di filetti di tonno che ho provato nel tempo. Poi vi faccio vedere le fette biscottate della Galbusera della linea Belle e Buone. Queste qui volevo assaggiarle in tutte le loro versioni perché mi erano già piaciute la volta scorsa. Queste in particolare sono più sottili e più croccanti, non so se riuscite a vederla, quindi sono più piccole e vanno bene sia a colazione sia come snack. E in particolare hanno mirtilli rossi, mandorle, semi di zucca e semi di lino e mi sono veramente piaciute tantissimo. Queste vanno bene sia con l'aggiunta di marmellata sia mangiate così senza nulla perché comunque hanno un sacco di cose all'interno, quindi sono molto saporite. Poi un prodotto che ho apprezzato tantissimo è questo pesto rosso di pomodoro della Mutti. Il barattolo è vuoto, però devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Non avevo mai provato il pesto rosso e credo che sarà una cosa che ricomprerò perché mi è proprio piaciuto. Ha avuto un sapore per me completamente nuovo, che è molto diverso dal pesto alla genovese o dal pesto alla siciliana. È un pesto rosso di pomodoro che però ho trovato veramente molto saporito, quindi io vi consiglio di assaggiarlo. Poi un altro prodotto della Degustabox che è stata una scoperta è questo risotto con verdure. Questo l'ho apprezzato molto, è pronto in pochissimi minuti perché praticamente è precotto, quindi vi basta scaldarlo pochissimi minuti in padella oppure nel microonde, ma è molto saporito, quindi sembra proprio un risotto appena fatto. Mi è piaciuto molto anche questo. Poi ho voluto provare una nuova marca di cioccolato, in particolare La Luisa. Questo è cioccolato extra fondente, è molto economica, quindi non ci avevo scommesso molto, devo dire. Invece mi sono dovuta credere perché è buonissima. Devo dire che mi è molto piaciuta. È una marca che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi se la trovate nei supermercati io vi consiglio di provarla. Personalmente l'ho trovata nel supermercato Basco, poi non so nelle altre città magari dove si possa trovare, però davvero costa pochissimo ed è buonissima. Il mio prodotto top di questa stagione sono sicuramente i biscotti Ottimini della marca Divella integrali con gocce di cioccolato. Questo è il prodotto che in assoluto mi è piaciuto di più. Davvero mi sono veramente piaciuti tantissimo. Questi li ho mangiati a colazione col cappuccino, però devo dire che erano buoni anche mangiati così da soli perché comunque hanno il cioccolato. E in assoluto è il prodotto che mi è piaciuto di più in tutta la stagione primavera. Poi un prodotto che ho voluto provare è questo yogurt della Tiguglio alla mela verde. Questo mi è piaciuto, però ovviamente vi deve piacere la mela e soprattutto la mela verde perché comunque si sente il sapore. A me la mela piace, mi piacciono comunque i dolci alla mela, in generale anche insomma tutte le preparazioni alla mela di solito le apprezzo. Lo yogurt non l'avevo provato e mi è piaciuto, devo dire che l'ho trovato abbastanza gustoso, quindi ve lo consiglio se vi piace la mela. Ho apprezzato molto poi questi grissini comprati da Natura Si della marca La Buona Terra, sono bongrì semi integrali con farina di tipo 2 senza lievito. Questi li ho apprezzati, veramente gustosi, leggeri, un ottimo accompagnamento per le pietanze, quindi ve li consiglio. Poi della marca Matilde Vincenzi ho apprezzato tantissimo questi bocconcini alle mille foglie con crema di latte. Questi sono buonissimi, sono proprio dei pasticcini, quindi una cosa piccolissima che può andare benissimo se invitate qualcuno, gli offrite un caffè, una tazza di tè. Questi sicuramente sono ideali. Mi sono piaciuti perché erano leggeri e gustosi. E poi concludiamo questa lunghissima carrellata di scoperte food con un gelato. Questo è della marca Coop.
È uno stecco cremoso al caffè. Ho visto che c'è anche al cioccolato, al pistacchio, ci sono anche altri gusti. Io ho voluto provare quello al caffè. Devo dire che mi è piaciuto abbastanza, non mi ha fatto impazzire. Sicuramente buono, però niente di particolare. Diciamo che non mi ha proprio colpita così tanto da dire corro subito a ricomprarlo. Ci sono altre tipologie di gelato, anche proprio magari della marca Coop, che mi sono piaciute di più. Però questi ovviamente sono solo i miei gusti, quindi assaggiatelo e valutate voi stessi. Questo ovviamente vale per tutti i prodotti che vi ho fatto vedere, perché non è detto che una cosa che piace a me piaccia anche a voi e viceversa. Quindi voi provate sempre in prima persona per capire se una cosa è di vostro gusto oppure no. Io da parte mia vi do magari la mia opinione, qualche piccolo consiglio, però valutate sempre in prima persona. Io concludo questo video perché credo che sia venuto lungo un'eternità. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.